Sul mio lavoro direi che le tematiche, i temi che mi sono cari e su cui lavoro da alcuni anni sono sicuramente quello di memoria e di decorso temporale. Quindi è un po' un lavoro che si sviluppa osservando come differenti superfici, per lo più organiche, per cui spesso lavoro sul legno, sulla carta, rispondono all'accadimento mnemonico, un accadimento mnemonico che può determinare accumulo, strato e quindi sostanzialmente dilatazione della superficie con cui mi confronto, o anche il suo esatto opposto, quindi un accadimento mnemonico che va a scavare la superficie, va a disgregarla, va ad assottigliarla. Sì, sicuramente è un lavoro che parte dalla creazione di un archivio mio di immagini prevalentemente che prendono spunto sia da una visione diretta della natura, quindi durante dei percorsi che posso fare, oppure molto spesso da libri di biologia, comunque da elementi naturali che in qualche modo mi colpiscono e rispetto ai quali tendo sempre comunque andare a focalizzarmi su un particolare, di qui l'archivio delle Polaroid, che costituiscono appunto una base che poi visivamente si sviluppa, prende un'altra strada in studio, diciamo. Per cui dall'immagine, dall'impronta che mi può derivare dall'immagine di un libro oppure quella che io effettuo esternamente, si innesca un processo poi di impressione del materiale, della materia, della superficie in studio e quindi qui il confronto con il veicolo, ecco, che questa immagine ha attraverso la cera piuttosto che attraverso l'immersione nell'acqua, attraverso lo spolvero dell'ossido e pigmento che si stratifica, si trascina e in qualche modo va a ricreare visivamente l'evocazione che in me è rimasta di quell'immagine archiviata, insomma, in qualche maniera. Qui parto per preparare gli spolveri. Questa è una raccolta in cui parto dalla matrice, conservo la matrice proprio dello spolvero e poi con questa vado a fare degli spolveri sulla carta velina che poi applico. Io parto con questi quaderni di disegni di queste forme prevalentemente vegetali, terrestri o marine, fatti a penna, e poi da queste immagini che sono insomma delle sorte di catene, di concatenazione, di segno. Preparo lo spolvero, quindi il disegno viene proiettato nella carta da spolvero, viene forato e ciò costituisce sostanzialmente la matrice, la base della forma primaria che io poi vado a realizzare sulla superficie del mio lavoro, a differenza appunto dell'uso che si faceva dello spolvero nell'antichità, per cui il significato era quello di dare una traccia che poi sarebbe stata definita in maniera precisa per dare l'idea figurativa delineata, qui è il contrario, cioè rimango nell'incompiutezza, nell'indefinizione, anzi è un'indefinizione che si rimarca perché ovviamente lo spolvero reiterato va alla fine a far perdere la minima definizione iniziale. Trovo molto interessante che l'acqua sia un elemento che spesso e volentieri fa pensare alla rinascita, fa pensare alla purificazione, alla vita comunque sicuramente, ma per contro è anche un elemento che si associa alla putrefazione, alla macerazione, quindi all'antitesi della morte, ecco. E quindi nel mio lavoro, su questo soprattutto nei tracciati che sono delle carte su cui io intervengo inizialmente dipingendo le carte in maniera monocroma sul retro e poi la carta a cui vengono impresse delle piegature,
che rappresentano appunto dei tracciati, delle mappe, se vogliamo, insomma, di percorso, iniziano a essere immerse in una serie di bagni reiterati, in ossidi e pigmenti. Ad ogni bagno la carta viene aperta, viene fatta asciugare, viene stirata, e questo processo si reitera fin tanto che ovviamente la materia comincia a cedere, comincia a disgregarsi, e quindi fino ad arrivare all'ultimo bagno, e quindi la carta viene riaperta e viene alla fine un po' curata, quindi viene rattoppata, viene un po' rifinita in questo senso, e poi viene ricoperta con un leggero strato di cera a protezione, insomma, di tutti quei tracciati di sedimenti che comunque hanno provato la superficie in termini di, sì, non di accumulo, ma appunto di sottrazione. La cera è una materia che mi affascina sempre da molto, al di là delle proprietà fisiche, sicuramente per i risvolti simbolici che sono numerosi legati alla sostanza. Il primo sicuramente, che è forte rispetto al mio lavoro, è quello della memoria, quindi poi da sempre è stata utilizzata per un'assonanza rispetto a questa realtà mnemonica. Già nell'antichità c'erano appunto dei doni che la dea della memoria fece agli uomini, o comunque anche tutta la filosofia è sempre utilizzata per rappresentare o la mente o il cuore, comunque per dare come metafora di qualcosa che trattiene l'accadimento, si impressiona facilmente dell'accadimento e poi lo restituisce visibilmente all'esterno in maniera facile. E poi sicuramente un'altra cosa che trovo molto interessante è l'idea di protezione che la cera sviluppa in senso organico, quindi come fluido amniotico vitale, origine da una secrezione ghiandolare animale dell'ape, va a rivestire comunque la superficie esercitando una sorta di protezione, per cui anche nello stesso mondo vegetale, soprattutto, ecco, le piante trasudano sostanze cerose per isolarsi dagli agenti esterni. E quindi l'idea proprio di questa membrana, questo amniotica, una sorta anche di grembo, insomma, che tende a proteggere la materia organica, in qualche modo, non dico a sottrarla da un decorso temporale che bene o male arriverà prima o poi verso la fine, ma in qualche modo a trattenerla o a rallentare gli effetti che questo ha. Nella scultura, diciamo, rispetto agli altri lavori, sicuramente sento molto più forte appunto il ruolo della dilatazione della materia. Lavoro soprattutto sull'accumulo, sull'esplosione dello strato in termini plastici, insomma, di sedimento, cioè nel senso che un aumento del volume mi fa pensare ad un deposito che è avvenuto, e quindi ad un accumulo di esperienze, di accadimenti, ecco, che si perdono anche in volumi di profondità, di segno e di penetrazione dello sguardo, insomma. Questo sicuramente rispetto ad una superficie piana, ecco. Sono sculture di solito in cui lavoro, cerco sempre anche di creare, sia nelle melie che nelle idroforie, anche delle aperture in cui lo sguardo tende verso l'interno, proprio ad enfatizzare questo corpo, insomma, che in qualche modo si dilata.